Hello, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Inazuma Eleven Go Chrono Stones Randomizer. Lo scorso episodio è finito con Optim che ci faceva vedere di spalle però la sua squadra. E la vedremo questa squadra nel prossimo episodio. Oggi, se non sbaglio, c'è la Cina. E arriva anche uno dei due personaggi esclusivi di Chrono Stone. Abbiamo qua Well che si allena, Rosawell, ma non ce la faccio a farmelo piacere come personaggio. È troppi pochi punti tecnica. Se ne avesse avuto qualcuno di più sarebbe stato meglio. Ecco, il ruolo del portiere non fa per te. Perfetto, lascialo a qualcun altro che va benissimo. Ehi, hey, Arion! Eh? È bello rivederti. Tutto ok? Sol! Capitolo 6. Alla porta dei tre re. Credo che sia forse uno dei migliori per rimpiazzare il vero Sol. Sai che era considerato un bambino prodigio? E si dice abbia conosciuto anche Mark, ma non ne siamo sicuri. Però a quanto pare è stato informato dal signor Axel che tutto quanto... Signor Axel, senti pure come dico. Axel Blades ha informato Arr di tutto quanto quello che sta succedendo, quindi è già al corrente di tutto, non c'è bisogno di spiegargli altro. Ed è il tempo di partire alla volta del nuovo campione da trovare per la squadra invincibile. Un centrocampista preciso, abile nella logica analitica che usa per attaccare i punti deboli del nemico. È Zhuge Liang, che potremmo anche evitare di prendere visto che già ce l'ho come giocatore in squadra, quindi sai. E il quarto, un portiere invincibile, tenace e volenteroso, come un eroe che si immola nel nome del suo paese, è Liu Bei. Ma Liu Bei è il mio mito! Ah, allora tu devi diventare il tuo Mixmax lui, no? Sì, ma come facciamo a trovare il C meglio adatto ora? Beh, sono passati 1800 anni. Possibile che ci sia rimasto qualcosa di quell'epoca? Fra gli appassionati di storia corre voce che tutto tecniche abbia una pergamena scritta da Zhuge Liang. E che ci fa con tutto tecniche con una pergamena scritta da Zhuge Liang? Però sembra che Mixmax sia per Rosawell a sto punto. Vediamo un po' se questo qua ce l'ha, eh? Compra pergamena di Zhuge. Vai, sì, la voglio. Io so che non vedo tanto bene, l'aveva scritta per una tecnica. Ma eccoci pronti a partire alla volta dei tre regni! Tra l'altro ti spoilerano quanti altri posti hai da visitare. Questo è davvero un bel posticino. Eccoci qua, proprio nel cuore della Cina di 1800 anni fa. Wonderbot è diventato Sun Wukong. Forza, andiamo! Sarà facile trovarlo, io non ne sarei così sicuro. Perché tu che sai? Ah, vabbè, certo, lui è informatissimo su tutte le trappole che potevano esserci in giro disseminate per il castello. Vabbè, vediamo un po' se c'è qualcuno ad aspettarci. Chi è? Se la canta. La 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 pa 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 pa. Salve, mi scusi. Attenti, sta per sparare! Ma è un criminale questo! È un cannone quello. Ci siete cascati! Stavo solo scherzando! Minchia, bro, bel prank! È un cannone enorme! Domande, mi serve per catturare una tartaruga. Le tartarughe cacciano in Cina. Ah, la smetta, mi fa venire il mal di testa. No, in realtà mi serve a catturare un drago. Un drago? È che Non mo sta invece dicendo dice sul sul serio, serio. vero? Certo che sì. Nella bocca del cannone c'è una rete che sparerò contro il drago per catturarlo. Non poteva essere una cosa normale, no? Wow! Chi è? Mal di pancia? Zhang Fei, Guan Yu! E voi chi siete? Siete molto sospetti, vi facciamo a pezzi! Calma, calma, non così in fretta. Oh, già, non così in fretta. Ma questi furfanti sono davvero dei tipi loschi, fratello.
Non abbiamo cattive intenzioni. Siamo venuti qui alla ricerca di Liu Bei e Zhuge Liang. Allora state cercando me? Lei? Sì, io sono Liu Bei. E voi chi siete? Certo, sono Liu Bei. Questi due furfanti sono i miei compagni d'armi, Guan Yu e Zhang Fei. Sembrate dei forestieri. Beh, noi siamo... non siamo di quest'epoca, veniamo dal futuro. E questo è normalissimo, ovvio. Siete buffi, mi piace il vostro senso dell'umorismo. No, sei tu che c'hai senso dell'umorismo strano, amico mio. Stavo giusto andando a chiedere udienza a Zhuge Liang. Prima volevi catturare un drago, ora vuoi andare da Zhuge Liang. Però, perché non provare? La prima volta, la prima volta non si scorda mai. Voglio raccontargli la barzetta della Grande Muraglia. Come è stata costruita la Grande Muraglia? Usando dei grandi mattoni. Pensavo con i cinesi. Ok. Questa era ovviamente la censura. So che la mia ultima barzetta non era un granché, ma ne ho una migliore. Come si chiamano gli orsi mancini? Sinistrorsi. Ma sai, l'avevo un'immagine nella sua mente di Liu Bei come un eroe incredibile. E poi scopre che era un coglioncello. Oh, se può entrare allora? Di qui non si passa. Guardate, c'è una fiaccola spenta lì. Esatto. Mi ricordo di questi piccoli minigiochi, sì. E uno ci vorrà un po' di tempo per farlo. La prima volta ci misi davvero tanto tempo. Vabbè, proseguiamo a sto punto. Modalità controllo mentale. Benvenuti giocatori della Raemon, benvenuti alla distruzione del Kaja, ridaglielo. Ah, ci pensano loro due? Sì, a giocare contro di noi, certo. Liu Bei e l'Arveo Antlion. Bella merda, la musica è molto bassa qui, Beh, direi di fare gol. Ma che parla fa? Ma cosa passa? Devi stare in porta! Ignorante! Se più sono in mezzo al campo, più c'è possibilità di segnare. Tu sei un cretino! Oh, t'a posto? Ora dovrebbe esserci un'altra di quelle sfide a tempo stramaledette? Sì. Questa è davvero pessima, perché devi colpire ai lati. Meno male! E la prossima sarà ancora più difficile, perché la prossima... la prossima... Oh, allora... qua che abbiamo? No, questa non è la più difficile, no. Dunque, vediamo un po', devo mettermi proprio preciso qui, perpendicolare. Ed è giusto, no? Che velocità. Questo pure dovrebbe essere preciso. Mamma mia. E se lo faccio tutto quanto in una volta, che premio ricevo? Un pollo! Guarda, sta tutta quanto in una volta sola è eccezionale. Ma mi ci vuole un bel premio. Ora c'è la stanza delle torture. Sono forse delle statue di argilla? Già. È l'esercito di terracotta. Bisognerà affrontarli questi. Salviamo che è meglio. Vabbè, allora io me ne vado. Ciao. Sì, hai capito bene. Belle ste statue. Certo che delle statue di terracotta posizionate su un campo che ricorda vagamente il campo da calcio, anche col tabellone segna punti. Boh, l'abbiamo viste, dai. Oddio, malfunzionamento, aiuto! Ah, sono buone. Cos'è? È solo un trucco. Le statue sono azionate da meccanismi nascosti. Sì, però non fanno così a distanza. Dobbiamo affrontarle. Se vincerete, esaudirò il vostro desiderio. Firmato Zhuge Liang. Vabbè. Quindi bisogna sconfiggere le statue di terracotta per incontrare Zhuge Liang.
No, Liu Bei, tu non fai il portiere. Ma non puoi fare il portiere, sei una pippa! Però se perdiamo questo non è un problema, dai. Non è la Eldorado, alla fine dei conti. Già partiamo male, già vedo roba che non mi piace. Questo c'ha la parata e vabbè, però è debolina. Oscar, Aie, Arlecchino, ovviamente. Pollack, vabbè, Diva, Kevin, Dragonfly. E non è il solo Kevin, perché c'è anche quello d'adulto. Vabbè, tornado di fuoco, doppia direzione. Questo se tira è finita. Tak e Kinezuki, ma che vuoi tu? Allora, vediamo un po' come ci ruberanno palla questi. Subito, subito. E te pareva, mannaggia li pesci. Nessuna pietà. Adesso la pietà a te. La Madonna della pietà. Dai. Vabbè, questa dove l'hai imparata? Nel campionato italiano? Come fanno a essere così? No, 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 no. Perché ci devono fare gol per forza? Ma chi è che programma sto gioco? Chi è che lo programma? Chi ha pensato che poteva essere una buona idea farci gol da sti cosi? Fermi. Eccola là. Granaggio accelerante, bella. Una tecnica speciale, la bloccherò. Non credo. Boia, frate, a mani nude. Senza tecnica. Mi ha fatto male? Sei ferito! Non mi sono fatto nulla, è stata una fitta! Alle mani? Cioè, come state messi? Andate, vai, buttala, spazzala subito! A prof, perfetto, prof alla palla! Evochiamo il suo spirito guerriero, Vritra! Perfido drago! Bella, frate! E no, anche loro! Soldato d'assalto, pedone nero! Bel pedone nero, giochiamo a scacchi? Tanto non ho nulla da temere, e infatti, guarda qua che valore! Ora, vado per forza di cose in armatura, tiro con furia elementale e mi godo la scena. Ah. Buono, molto molto buono. Para questo, para. No, amico mio, non ce la fai. Guarda, anche sull'1-0 possiamo chiuderla per me, eh. Allora, Trapper dovrebbe andare... Wow, dovrebbe andare in Miximax, ma spada reale? Ma c'era bisogno? Davvero spada reale, hai fatto? E la rifà un'altra volta. E questo mi arriva davanti alla porta se continua così, però, eh? Bisogna stare attenti. Beh, cioè, la difesa c'è comunque, sì, dai. Non l'ha fatta più. Si è sentito male all'ultimo, ha detto, no, non ce la faccio. Mi fa male le mani a impugnare Excalibur. E quindi ha detto no, niente da fare. Uiii, profi, che fai profi? Rubi palla profi. Bravo, ma tu sei un grande sei. Ma no, perché ho tirato? Io odio quando succede questo in Inazuma Eleven. È fatto apposta, l'abbiamo, ve l'ho fatto anche vedere. La palla non va perché il gioco ha un lag input che fa davvero schifo. Allora, questa palla può essere di chiunque. Vabbè, questo già ha finito tutto quanto, ha finito. Mamma mia. Cerchiamo di avanzare con Dimitar e... vediamo, insomma, di fare un altro gol. Quello è rubato, quello di prima. Proprio mi hanno rubato della possibilità di fare gol. Era un gol pulito, quello era. Vai, guarda, lì il trenino facciamo. Qualcun altro si vuole unire al trenino Conga? Non era il tiro! Io pensavo che era il tiro! Neanche ci ho fatto caso a quello che ho fatto! Ho detto armatura, tecnica e via! Neanche ho visto che roba c'era scritto! Ero sicuro che fosse il tiro in porta! Giuro che nello stesso istante in cui ho premuto... si è attivata la tecnica e dico, vabbè, andiamo. No, io ogni volta che gioco in Inazuma Eleven mi devo incazzare. Perché vedo cose che non vanno bene. Ma io vorrei sapere se succede anche agli altri, se l'unico coglione a cui succedono sono io, perché non ha senso. Hai finito la spada, tu? Forse uguale. Figuriamoci. Dai. Sì, marcia dei pinguini. L'unica che ho è marcia dei pinguini. Ali gemelle.
Tanto per non farci mancare niente. No, meno male che almeno Sol, Arex, quello che è forte. Trapper, vai in Miximax, non voglio sapere niente. Supera tutti, corri come un dinosauro, un coniglio, chi ti pare. Ma corri, per favore, corri, 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 corri. E tira e facci un altro gol. Let's go. Non penso faccia gol perché ancora lo spirito, cioè, mi pare di sì. 2.38, potrebbe. Potrete, lo è, può essere, anche in francese te lo dico, potrete. Ed è 3-0. Ora lo dico, anche mi fanno due gol non me ne può fregare di meno. Tanto stiamo in vantaggio sempre di uno, anche me ne fanno due. Perché la matematica non è un'opinione, quindi sono bravo anche a fare i conti, vedi quanto sono bravo. Dai, finiamo sto primo tempo in scioltezza, andiamo avanti veloce il gioco che non c'ho voglia di perdere tempo. Perfetto. Oh. Allora, come si comporta Liu Bei? È infortunato. Guarda, fino ad ora la palla è arrivata in porta una sola volta solo perché il gioco ha voluto. Tocca a te, Rosa. Io non posso più parare perché ho le mani distrutte. La cosa più importante è non esitare nel bel mezzo dell'azione. Non si può prevedere il futuro, né sapere dove finirà la palla. Occorre agire prontamente. Non importa se il resto dipende dal fato. Se vuoi proteggere ciò che per te è importante, ogni secondo è prezioso. Capisco. Non arrivo in porto con Dimitri con lo spirito, però potrei rievocarlo volendo. E penso che lo farò. Sprechiamo un po' di punti, ma non fanno... Wow! Un po' troppi, veramente, ne sprechiamo. Ok, ora possiamo andare in armatura. Magnetismo, dai, così a gradimento. Ma fallo sarà tua mamma un fallo. Ah, Azuke come spirito. Il nostro amico R, vabbè, sì, insomma, chiunque tu sia. Blackjack. Yeah, amante del rischio. Beh, certo, perché a Blackjack si rischia, no? Bravo questo doppio tocco, mamma mia. Forte, migliore. Dai, con l'illusorio. E te pareva che il doppio tocco andava a segno. Guarda, mo mi tira, mi fa gol. Io mi devo incazzare, perché volevo finirla perfetta sta partita. Forse no, forse non fa gol, forse sì. Ma questo quando l'ha evocato lo spirito? Scusami. Quando è successo? Ma non c'è più punti questo, ma non si è ricaricato? Ma peraltro si era ricaricato che c'aveva punti, ho fatto vedere. Ma come funziona sto gioco? Vabbè, insomma. Dai. Buono, presa. Ma neanche mano di luce mi fa fare. Neanche mano di luce mi ha fatto fare. Allora, vado in Miximax con Coldstair, che è Asura. Poi ci abbiamo come spirito al guerriero. Asura! Corri, corri, grande! Mamma mia, difendi tutto, difendi! Tutto il difendibile! Bravo! E ora corri verso la porta, non ti far fermare da nessuno. E facciamo il quinto gol, non me ne frega niente, sprecati tutti i punti. Basta che gli fai male. Devono soffrire per quello che hanno fatto. Cioè un gol. Doveva finire perfetta sta partita, invece no. Hanno dovuto insozzare il risultato questi bifolchi. Vai. Asura. Armatura. Attacco. Lui che fa? Difesa. Vince l'attacco. L'attacco è la miglior difesa. O l'attacco è il miglior attacco. Tornado di fuoco doppia direzione. Godete e gioite, popolo della Cina. Che poi sono stati di terracotta, quindi il caldo neanche lo sentono. Ce l'abbiamo fatta! Rosa, è Avoca Pendragon, che vuoi che ti dica? Magari poi andiamo anche in Miximax, tanto per non farci mancare nulla. Così almeno puoi parare, perché qualcuno ti ha derubato dei punti. 137, questa la pari con Miximax, dai.
Con l'armatura voglio dire, scusami. La para. L'armatura la para, sì. Ah, perché respinge qui, è vero. Essendo randomizzata respinge. Va bene, va bene. Doppio tocco. Va bene. Aridai, eccola qua. E respinge. Ed è finita la partita. Con questa mano di luce. Tombola. Bene. Alla fine ho velocizzato perché non ne potevo più, raga. Quando queste partite è così non... Dai, andiamo veloci, no? Tic-tac, procedete come da accordi. Ok che sono attivati da meccanismi nascosti, ma la voce? Zhuge Liang, stiamo arrivando. È un tipo strano, ma sa come motivarti, non credi? Va bene, direi allora che per questo video è tutto, amici miei. In descrizione, come sempre, trovate tutti quanti i link utili. Nel prossimo episodio di Nozomi Lavengo Chrono Stones affronteremo una squadra. Non dico quale, ma è intuibile visto che è apparsa prima. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!